L'operazione Red Wing, condotta nel Pacifico, doveva testare dispositivi nucleari ad alta potenza. Sette mesi prima di Red Wing, l'Unione Sovietica si era dimostrata in grado di trasportare armi termonucleari a bordo di cacciabombardieri strategici, spostando gli equilibri in suo favore. La prima arma termonucleare trasportata da un velivolo dell'aeronautica statunitense fu la Cherokee. L'ordigno esplose con una potenza di 3 megatoni e mezzo, quasi 200 volte quella della prima bomba di Trinity. Le isole del Pacifico interessate ai test erano costellate di crateri provocati dalle esplosioni. I terreni di prova del Pacifico stavano diventando delle lande desolate. Intanto cresceva il numero delle chiatte impiegate come forma di trasporto economica per portare le bombe termonucleari in alto mare. Molti di questi test suscitavano crescenti preoccupazioni. One special phase of the study concerned the amount of radiation that would pass through the human body. This required instrumentation in the stomach. A small capsule was devised as a film stack with alternate bits of film and spacers. Secured with a string and paraffin coated, the capsule is swallowed. One end of the string hangs out of the mouth so that the capsule can be retrieved after exposure and the radiation measured. Gamma radiation may do its damage in either of two major ways, or both. One, it may physically and directly destroy tissue or eventually cause the development of some kind of cancer. Those which concern us principally have life periods ranging from several years to thousands of years. They can do no harm unless they are taken into our bodies with food or drinking water or in the air we breathe. Let us consider the results of a powerful thermonuclear explosion at the Pacific Proving Grounds in the Marshall Islands, 11 degrees north of the equator. The huge cloud soars up, punches through the tropopause, and finally spreads and stabilizes as high as 70 or 80,000 feet, entirely within the stratosphere layer. This brings us to the most widely discussed fission product, strontium-90. Chemically similar to the soil calcium with which it becomes mixed, the strontium-90 follows calcium through its regular cycles into our plant food and into the bones, meat, and milk of our plant-eating animals. Reaching our own bodies, the strontium-90, like calcium, tends to be concentrated in our bones, particularly those of children who are building new bone. The radiation from strontium-90 has extremely short range in the body, so it causes no genetic threat to the reproductive cells. It does pose a threat to the bone marrow and the bone itself in the form of either leukemia or bone cancer. If this should happen, it would be a tragic thing for those injured, no matter how small the number. Whether these statistically very few casualties can be justified is a personal value judgment outside the scope of this report. Each citizen must make his or her own evaluation. There are those few who loudly maintain that there is no actual threat to the free world at all, certainly none that can justify either nuclear testing or nuclear armament. The opposite viewpoint holds that the development of our nuclear power has been an absolutely necessary protection against communist hostility and nuclear threats. In this view, the fallout casualties, if any, will be seen as those of unidentified soldiers in the service of humanity, unknown soldiers in a war which has not struck.
and which our nuclear power may indeed prevent from ever striking. Nell'autunno del 1957, con la moratoria sui test che si profilava all'orizzonte, vennero condotti 24 test nucleari nel deserto del Nevada, con un'operazione dal nome in codice Plumbob. Nel corso di Plumbob fu effettuato il più potente test mai compiuto nell'atmosfera degli Stati Uniti. L'ordigno si chiamava Hood. Era una bomba da 74 chilotoni sospesa su una mongolfiera a 500 metri dalla terraferma. Mentre si continuavano a testare nuovi modelli di armi, il Dipartimento della Difesa intensificò gli addestramenti militari alla guerra nucleare e proseguì le ricerche sugli effetti delle esplosioni atomiche. Il 21esimo ordigno testato durante l'operazione Plumbob fu il Rainier. Era la prima detonazione di un'arma nucleare nel sottosuolo degli Stati Uniti. Il dispositivo da 3 chilotoni venne esploso a 260 metri sotto l'altopiano Rainier e trasformò la roccia in una bolla fusa larga 30 metri. Dopo la firma del trattato per la messa al bando degli esperimenti, che proibiva tutti i test nucleari tranne quelli sotterranei, questa tecnologia si sarebbe rivelata molto importante perché permetteva di effettuare gli esperimenti lontano da occhi indiscreti. Durante l'operazione Hardtack, gli Stati Uniti fecero esplodere 35 ordigni nucleari, tanti quanti ne erano stati testati fino ad allora nel Pacifico. Ormai i test nucleari venivano percepiti come dimostrazione di forza che, accrescendo le tensioni internazionali, potevano anche far scoppiare una guerra atomica globale. Nonostante le crescenti pressioni, il governo degli Stati Uniti era ancora convinto che quelle armi fossero vitali, perché costituivano l'unico strumento per compensare la superiorità numerica dell'esercito sovietico.
l'Unione Sovietica aveva appena completato una serie di test atmosferici ed era possibile che annunciasse la rinuncia ai test, ben consapevole del fatto che gli Stati Uniti erano impegnati in una nuova massiccia operazione. And operations were conducted at Inuituk and Bikini as we had before, and a new operational site was brought in under Operation Hardtack, and that was the Johnston Island operations. During the test, one of the events of some significance is the Cactus event. This is a little 18 kiloton device that produced a crater about 137 feet across and 37 feet deep. Many years later, 1980, all of the fission debris and radioactive material on Inuituk Atoll was gathered up and dumped into the Cactus crater, and then a concrete dome was placed over the crater to keep and stabilize the radioactive material that had been contained in it. Un anno prima dell'operazione Hardtack, l'Unione Sovietica lanciò un piccolo satellite chiamato Sputnik I. Preoccupati per la superiorità dei razzi sovietici, gli Stati Uniti effettuarono i loro primi test ad alta quota, con due ordigni denominati Tic e Orange. Le armi per i test vennero portate nello spazio dal missile Redstone sviluppato da Wernher von Braun. Durante la Seconda Guerra Mondiale, von Braun e la sua squadra avevano progettato il razzo V2 per conto della Germania. Il Redstone era considerato un'estensione di questa tecnologia e aveva un raggio d'azione limitato. Il missile, che utilizzava ossigeno liquido come carburante, raggiunse la zona alta dell'atmosfera terrestre e sganciò il suo carico nucleare per la deflagrazione. Tic esplose con una potenza di 3,8 megatoni 80 km sopra la superficie terrestre. La detonazione creò una violenta perturbazione magnetica nota come impulso elettromagnetico. Il fenomeno interruppe le trasmissioni radio per quasi 8 ore e danneggiò i circuiti elettrici dalle Hawaii alla Nuova Zelanda. Subito dopo Tic ed Orange, gli Stati Uniti condussero l'operazione Argus per testare 3 missili da 1 kilotone nell'Atlantico meridionale. L'esperimento consisteva nel creare e poi esaminare le radiazioni che restavano intrappolate nelle fasce terrestri di Van Allen. Esplodendo a 500 km di altitudine, l'ordigno avrebbe dovuto creare uno scudo radioattivo che ostacolasse un eventuale attacco di missili sovietici. These pictures, enlarged from 16 mm for your theater screen, are the first to show the hand raising which makes history in Russia. For it marks the approval by the Supreme Soviet of Nikita Khrushchev's rise to the premiership and power that was once Stalin's. The free world awaits the obvious diplomatic thrusts, the first coming barely 4 days later. Russia announces it is suspending further nuclear tests, a statement which the U.S. brands a propaganda maneuver. The United States is prepared, unless testing is resumed by the Soviet Union,
to withhold further testing on its part